In futuro è previsto anche che arrivino qui i reflui di Sorrento. Adesso Sorrento lavora con il proprio impianto di depurazione. In futuro è previsto che il suo impianto, nei pressi di quello, venga realizzato un impianto di sollevamento che porti qui il liquame. Come vedete, è completamente tutto in galleria, quindi dall'esterno non si vede nulla. La galleria che abbiamo percorso adesso cammina al di sopra del canale che porta i liquami del comune di Vico Equense. All'inizio, non so se ci avete fatto caso, c'era quella struttura, quella sta all'inizio della galleria, però in realtà è la parte finale di tutto il trattamento, è dove vengono poi stabilizzati i fanghi in uscita dall'impianto prima che vengano poi portati a discarica. Serviamo da progetto circa 137.000 abitanti equivalenti. Adesso siamo al di sotto, ovviamente, perché manca la quota di Sorrento, che è circa 50.000 abitanti equivalenti. Le portate che trattiamo, diciamo, da progetto mediamente sono sui 1.300 metri cubi ora, che è la portata media giornaliera. Questa portata media giornaliera, in realtà abbiamo la capacità di trattare col trattamento ordinario fino al doppio di questa portata, quindi arriviamo fino a 2600. Quando piove, le portate aumentano ulteriormente e abbiamo la capacità di prendere ulteriori 3 volte questa portata fino a un massimo di 6600 metri cubi ora. Questa portata, diciamo, questa surplus di portata subisce un trattamento però diverso, perché le acque di pioggia sono più diluite, quindi non è necessario fare tutto il trattamento, ma viene utilizzato un trattamento chimico-fisico, un brevetto della Veolia, che è una chiarifloculazione accelerata, l'ActiFlow si chiama il brevetto. Ma ci passeremo vicino, quindi ne parleremo meglio da vicino. Questa è la palazzina dove sarà riunioni, accanto vedremo la sala quadri, poi c'è la direzione e la segreteria. In questo punto, qui giù, confluiscono le portate che vengono da Vico Equense e le portate che vengono dagli altri comuni. E proprio qui sotto avvengono i trattamenti primari. Ci passeremo vicino, poi seguiremo il percorso della galleria principale dove avviene il trattamento di prima pioggia, il trattamento biologico e la disinfezione finale, e poi faremo una passeggiata all'uscita, allo sbocco, dove c'è il pozzetto di carico della tutta catena vera e propria, dove c'è il pozzetto di carico della condotta sottomarina, e lì, diciamo, si concluderà la visita. Non vi fermerò dove ci sono i fanghi perché lo spazio è angusto, quindi non riusciamo ad accederli, non è. E niente, possiamo. I fanghi quando vengono smaltiti, ogni quando. Allora, noi produciamo circa 12 tonnellate, diciamo 60 tonnellate a settimana di fango. Subiscono un processo di Essiccazione. stabilizzazione e disidratazione meccanica. Carichiamo ogni giorno un cassone di fango, uno scarabile di fango. Arriva il trasportatore, lo prende, lo carica e lo Solo porta. uno al giorno. Sì, una giornata riusciamo Come lo si a. porta? Diciamo, ultimamente, diciamo, fino a qualche settimana fa lo portavamo a Taranto, una discarica a Taranto. In questo periodo stiamo usando una discarica di Gricignano di Aversa. Vengono stabilizzati ulteriormente, ulteriore e poi vanno a discarica in realtà. Allora, Perché ci sono ancora parecchie sostanze no, chimiche i all'interno che reflui che possono essere. escono dal, cioè, i fanghi che escono dall'impianto non sono rifiuti pericolosi, non sono rifiuti pericolosi. L'impianto non è a fanghi attivi, però sono i fanghi, diciamo, analoghi Con batteri anaerobici, no? aerobici, anaerobici, poi vediamo. È complesso. Sì, È complesso.